Maestro Andrea, un altro errore grave, naturalmente ereditario, è quello della differenziazione dell'amore, sicché una madre si ama in un modo, un figlio in un altro, l'amico si ama in un altro ancora, e sembra che, se non rientra in questi compartimenti stagni, l'amore debba di volta in volta essere classificato diversamente. Così, se un uomo ama una donna come, supponiamo, potrebbe amare un amico, la madre o la sorella, poiché questa donna non rientra nello schema familiare, questo non dovrebbe essere amore, perché l'amore per una donna, cioè l'amore extrafamiliare, voi riuscite a concepirlo solo in un certo modo. Ora, questa serie di classificazioni all'interno dell'amore portano a una dispersione delle energie, a una superconcentrazione dei rapporti, per cui voi forzate la vostra energia ad amare i vostri simili a seconda del posto che occupano nella scala dei rapporti sociali e di quelli che avete con questa scala, mentre rifiutate altri tipi di amore se si escono dalla sfera familiare o di amicizia, in base a quella tale classificazione. Così voi siete convinti che se l'amore per l'altro sesso non sia fatto in un certo modo, non essendo amore, può anche terminare. O viceversa, se l'amore per la propria madre, sorella o altro parente di questo genere si dispone secondo l'angolazione del rapporto con l'estraneo, va ripudiato. Questa strana concezione dell'amore in sé, che poi è dono o fruizione di un qualcosa spesso non classificabile né schematizzabile, vi porta ad una serie di banalità, ad una serie di sofferenze, di inutilità, ma soprattutto alla banalità per la stereotipia che si viene a determinare nell'orientare i vostri sentimenti nei confronti degli altri. Poi c'è il concetto di esclusività, per cui una cosa vi appartiene e basta. Appartenendovi, essa non è più disponibile, è morta per tutti gli altri. Perché? Perché in base al vostro concetto di amore sorge tutta una serie di attribuzioni che vanno dal possesso all'onore, alla superbia e via di seguito, e che quindi rientrano in una classificazione del possesso che viene chiaramente a turbare il rapporto stesso, ad alterarlo, a renderlo mistificante e falso. Perché la sovrastruttura del rapporto di amore è imposta dalle circostanze e dopo un po' i contraenti non sono più in grado di conservarlo, così come nacque, appunto perché sovrastrutturati.